lo fa e ritorniamo giù e si va in centro, va bene? Dai, qui è bello perché qui con i bus, prima ci si veniva con il nostro bus, oggi è l'ultimo giorno che danno questo servizio, altrimenti con le macchine che sennò vanno lasciate là alla smale. Me ne giri dopo. Anche perché ripeto, vedete questo che oggi poi questo è... Prospettiva molto differente. Ora invece ci troviamo all'interno della città, all'interno dei Sassi, poi ci scenderemo, ci troveremo proprio all'interno delle valli. Diversi ipogei si inseriscono all'interno di un... è stato un piccolo mulino privato. Le due fosse circolavano. Il pane era preparato con cura a casa, ma cotto al forno in cuore della casa e occupata da un rudimentale popolare con ampia pappa. A caso, prendo le pedali di alluminio e gusti, che sono di legno di gusti, che tacita la farina e contenitore tra gli uomini. Le reticenze igieniche, la coabitazione con gli animali e l'eccessiva umidità hanno compromesso la salute specialmente dei più piccoli. Nei Sassi si raggiunge un'altissima mortalità infantile e di Matera si inizia a parlare in termini di vergogna nazionale. Solo dal 1952 i Sassi iniziano a essere scollati dal patrimonio dell'umanità e a rendere domani una comunità che è tornata in Sassi. Grazie per aver visitato la casa cisterna e arrivederci a Matera. Uscite di là, eh?
Oh, arrivo. Signora. Vediamo Inma, venite tutti, vai. Torno alla Civica e arriva a collegarsi con la Valle del Sasso Barese. Parte, vedete, da piazza San Pietro Caveoso. È la piazza più importante dei Sassi perché è l'unica ad avere queste belle dimensioni. Non abbiamo altri spazi così ampi all'interno delle valli. Prende il nome dalla chiesa di San Pietro Caveoso che si affaccia sulla piazza. È una chiesetta romanica costruita nei primi anni del 1300 a ridosso del canyon della Gravina. Ecco, vediamo meglio questo profondo canyon della Gravina di Matina. Quarto piano della Mancia, quello che abbiamo visto. Quella forma circolare arrotondata, questa invece è di forma allungata, si allunga in quella direzione, quella è la direzione della Puglia, dove c'è quel palo eolico e compare quella cittadina dietro al palo eolico, quella è Altamura, che dista di qui soli 17 km. Torniamo a vedere una valle molto costruita, anche da questa parte, la nostra compagna veramente. E siamo nella piazza.